Il tavolo di coordinamento del canile comunale di Ravenna, composto da assessore ai diritti degli animali, dirigente referente ufficio per i diritti degli animali, servizio veterinario ausl, medico veterinario convenzionato per l'assistenza ai cani del canile, addestratore del canile e dalle associazioni Amici degli Animali Onlus, Clama, EMPA, ha espresso una forte preoccupazione per l'intensificarsi dell'inquietante fenomeno del traffico clandestino di cani provenienti da altre zone d'Italia ed Europa, trasportati nella nostra regione per essere adottati o per altri traffici verso destinazioni ignote. Il fenomeno è gestito da privati o associazioni che a volte in buona fede, a volte traendone profitto, in ogni caso con grande imperizia e superficialità, ritengono di risolvere il randagismo continuando a trasportare cani verso altre regioni, gestendo domande e offerte tramite internet. Chi vuole adottare un cane, spesso preso dall'entusiasmo, non analizza tutte le possibili conseguenze e con un clic soddisfa il suo desiderio, invece di affrontare i percorsi seri proposti dai canini. Il fenomeno è sostenuto dalla disponibilità degli stalli, e cioè dalle aree o case dove i cani in arrivo vengono depositati in attesa dell'adozione, in quanto esiste una forte richiesta di cani da adottare, soprattutto cuccioli, e la scelta spesso non viene adeguatamente soppesata dall'aspirante adottante. Il tutto, purtroppo, ha spesso gravi conseguenze. Prima di tutto, l'animale ricevuto può non corrispondere a quello richiesto per età e taglie diverse. Molto frequentemente sono animali con problematiche comportamentali non correttamente socializzati con l'uomo o con i loro conspecifici e pertanto ingestibili. E ancora, cani privi di libretto sanitario, di microchip e di iscrizione all'anagrafe, se provenienti dall'estero, sono spesso dotati di passaporti falsi, in genere tolti dalla madre e spediti prima di 2 mesi di età e con dubbia copertura verso la rabbia. Troppo spesso i cani vengono rifiutati dagli adottanti oppure le adozioni non vanno in porto perché chi aveva dato disponibilità via internet all'atto pratico ci ripensa e scompare. Ma l'associazione che li ha portati non se ne fa carico, per cui vengono abbandonati per strada e finiscono al canile. Quando non depositati direttamente davanti ai canili, da chi ha organizzato il trasferimento? Sia al canile di Ravenna che in quelli di Faenza sono spesso capitati diversi casi di cani senza microchip, ma già sterilizzati, chiaramente non di proprietà e con ogni probabilità pronti per adozioni non andate a buon fine. Preme al tavolo, pertanto, informare la cittadinanza onde bloccare questo traffico che sfrutta la buona fede di chi vorrebbe fare del bene agli animali, finendo invece per incrementare guadagni illeciti ed un business molto interessante, presumibilmente anche per la malavita organizzata. È importante, inoltre, mettere in guardia sulle preoccupanti ripercussioni negative sul nostro territorio, ovvero alcune patologie infettive parassitarie endemiche in alcune zone d'Italia e da cui il nostro territorio è esente. A causa delle continue migrazioni di soggetti infetti, si stanno invece diffondendo con gravi rischi per l'uomo. È un esempio la leishmaniosi, di cui si sono già riscontrati diverse infezioni nell'uomo. In più, i canini della nostra regione, che per molto ha investito per risolvere la piaga del randagismo, sono strutturati per un numero di cani calcolato sulle esigenze del territorio e la continua migrazione li renderà inadeguati con probabili sovrannumeri. Non è infine giusto che i comuni che non riescono a risolvere il problema del randagismo lo scarichino su altri comuni, i cui contribuenti pagano per tutti. Francesca Diletta per Faenza Web TV.